Scongiurato lo sciopero dei 180 dipendenti di Caserta Ambiente, si allontana almeno per il fine settimana l'incubo emergenza rifiuti che pure il capoluogo ha vissuto appena un mese fa. Gli incontri succedutisi ieri, prima tra comune e rappresentanti della tesoreria e poi tra comune e rappresentanti sindacali, ha fatto rientrare la minaccia di astensione dal lavoro da parte degli operai della ditta che gestisce la raccolta dell'immondizia nel capoluogo. A spiegarlo è Raffaele Maietta della CGIL-FP. Entro lunedì 7 novembre, dice, dovranno essere pagati da parte dell'ente 200.000 euro, somma relativa ancora alle spettanze di settembre, che erano state versate solo in parte. Saldato questo importo, il comune potrà tirare avanti fino al 15 novembre, quando è previsto il saldo degli stipendi di ottobre. Se l'obiettivo ultimo è risanare le casse in rosso di Palazzo Castropignano, il percorso dopo la dichiarazione di dissesto si sta rivelando più arduo di quanto annunciato dalla stessa maggioranza. Le risorse congelate per i pignoramenti ottenuti dai creditori dell'ente per il momento restano tali e per mancanza di liquidità i dipendenti municipali restano con le tasche vuote. È l'espressione usata da Enzo Russo, delegato provinciale della CGIL Funzione Pubblica, che stigmatizza il comportamento dell'amministrazione. La scelta del dissesto, dice a chiare lettere in una nota, era stata decantata come unica via percorribile per superare l'impasse economico-finanziario e invece, sottolinea ancora l'esponente della CGIL, oltre ai gravi disagi recati alla cittadinanza, oggi vengono colpiti proprio i lavoratori dell'ente che aspettano ancora lo stipendio di ottobre. E se il sindacato annuncia che saranno intraprese tutte le iniziative utili perché venga garantito il più elementare diritto di chi lavora, il sindaco Pio Del Gaudio attende sviluppi certi prima di pronunciarsi in merito.